stop your mind and let your love flow like the sunshine. The rivers run deep and valleys go dry like black water. Oh, 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 oh. Just open your heart, just open your mind and let your love flow like the sunshine. Sono gay. Allora, ve lo dico io, sono gay, sono gay. Poi, però, quando si deve fare qualcosa, tra virgolette, di diverso, bisogna farlo, se no non si è professionali. Però devo dirvi, mi hanno chiesto, la regista mi chiese, Rocco, per te è meglio che ti fai fare un pompino, perché devo fare questo ruolo, o ti baci in bocca.
ho detto sinceramente io potrei farmi fare un pompino ed avere meno problemi che baciarlo in bocca, ma poi che cazzo gli dico a mia moglie? Ragazzi, lui è veramente il numero uno, è uno degli attori italiani più famosi al mondo. Poi vi ha detto che a te piace dare piacere, no? Perché hai fatto e basta, quindi è proprio, abbiamo... Guarda, io dico, ci vuole solo per le donne, la donna è l'aria del mondo, ricordati di questo. Poi ci vuole solo da parte dell'uomo la nobiltà, l'ironia e la generosità. Se tu sei generoso non c'è bisogno dell'uccello grande, non c'è bisogno di nulla. Generosità. E ragazzi, ecco, voi teenager, soprattutto i teenager, non guardateci sul porno, sulla pornografia come persone da imitare, più che altro persone con cui ci dobbiamo divertire. Soprattutto ascoltate quello che vi dicono le donne, perché a me arrivano sempre queste coppie che mi dicono: Rocco, ma guarda, questo qua ti imita, mi prende, mi dai schiaffi sul culo, mi prende, mi fa tutto quello che fai tu. E questo mi fa pensare, cazzo, ma allora c'è qualcosa che non va. Allora dico, ragazzi, ascoltate le vostre donne che vi indicano benissimo. Grandissimo Rocco, aspetta, aspetta qua che io... Senti, la tua posizione preferita? Dai, anche perché ti dico una cosa. Cercando Rocco Siffredi su Wikipedia esce fuori tutta la bio, i 3000 e 2100 film, di tutto di più, e poi c'è scritto specialità anale, cazzo, ma com'è? Ma voi sapete che adesso nel 2013, ma c'è da prima, i nostri punti di riferimento si sono spostati. Una volta il soft era il bacio, si vede o non si vede, adesso da noi il soft è la figa, l'anale è diventata quello che una volta era la figa. Adesso noi andiamo nelle doppie anali, cioè si fa roba molto più pesante. Quindi devo dire, a me quello che piace personalmente sono tutte le posizioni dove la donna perde totalmente controllo, non si ricorda come si chiama, dov'è e cosa fa. A me piace far godere la donna, piace dar piacere. Sono nato per quello e lo faccio con molta, molta, molta metà. Facciamo un applauso, lui ragazzi è un mito vero, eh? È un mito vero! Senti, lui, tua moglie l'hai conosciuta sul set, eh? Sì. 14 maggio, 20 anni che sono con Rosa. Ma l'applauso no, l'applauso lo dovete fare solo a lei, perché per sopportare uno che non esce le vuole. Senti, quando hai dovuto spiegare il lavoro ai tuoi figli, come hai fatto? Che gli hai detto? Ma i miei figli sono cresciuti con me, gli ho detto solo una cosa. Adesso uno ha 17 anni, l'altro 13. Quello di 13 è molto paraculo, ma somiglia molto, mi parla di fighe spesso e volentieri. Ma io volevo fare il porno star a 13 anni, quindi è vero. E gli dico, papà, ma lo sai che io avevo l'età tua quando dovevo iniziare? E lui mi fa, sì papà, però non capisco una cosa, perché lo volevi fare? Perché mi rendeva felice, era questo che volevo fare. E lui mi fa, e gli dico, tutto quello che tu vorrai fare nella tua vita, l'importante è che ti renda felice, che è quello che vuoi realmente fare tu, va bene. Poi, io ho sempre detto, no, quando, anche ritornando a quello che dicevi prima, il sesso in generale, ragazzi, non è importante chi lo prende o chi lo dà, l'importante è avere l'orgasmo! Ragazzi, Rocco è tanta roba, veramente tanta roba. Senti, adesso mi spieghi due cose, io sul cinema porno, cioè ho visto un sacco di film, sono cresciuto con te, quindi... Allora, ti volevo dire una cosa, no, però, ma tutte quelle scene, là, ma sono tutte vere, cioè, quando... Faccio un esempio, ne viene male una, no, tu hai fatto, hai raggiunto l'orgasmo, dice, c'è da rifare, come funziona? Spiegaci un po' dietro, che c'è? Devo dire che io sono 28 anni quest'anno, non è per questo.
l'escursione, però sono ritornato a Ferratore 3 anni fa, avevo smesso perché avevo i ragazzi che crescevano, quindi mi sono reso conto che ho passato i 5 anni più terribili della mia vita. Volevo stare sul set, non dietro le quinte, e sono tornato e io, la mia voglia è sempre quella di portare la donna, quello che io chiamo, a un altro step. Tutte le donne hanno qualcosa dentro, se lo sai tirar fuori diventano pazzesche. Io credo che la sessualità in ognuno di noi è utilizzata al 15%, sappiate che si può andare molto oltre e conoscere delle cose incredibili. E questa sera, se qualcuno ha voglia, noi possiamo fare qualche giocattolo. Allora, mi porti una volontaria qua in console, scusa un attimo, no, adesso voglio una volontaria qua in console, aspetta, vieni tu, ragazza, non fare la timida, vieni, allora, vedi, si tuffa, adesso facciamo un po' di pratica, no, senti Rocco, intanto che lei arriva, no? Tu hai fatto anche dei film con Moana, descrivimila con una parola sola, una sola. Unica! Irripetibile, e veramente devo dire, Moana è stata la number one e non c'è più stata una Moana da quando è andata via, veramente è la più grande. Ragazzi, facciamo un applauso a questo grande uomo, ciao, come ti chiami te? Marianna, adesso sei qua con Rocco Siffredi e si abbassano le luci, Ricky, in 5 minuti, ma dai, che vogliamo fare? Vuoi sentire il... No, questo qui è il mio, non è quella di Rocco Siffredi. Accendi la luce, ha sbagliato manubrio. Senti Rocco, ma tu sei credente? Scusami. Credente, molto credente, ma come puoi immaginare, poco praticante, diciamo, in altri sensi, ecco, ti volevo dire questo. Allora ragazzi, Rocco Siffredi è con noi tutta la notte, quindi donne, potete approfittare di lui. Io ho letto anche un pezzettino del tuo libro che era su internet e parlavi di alcune defiance. Adesso non so se erano con la signora o sul set, però facevi dei cenni a qualche faio durante questi 20 anni, sbaglio? Ho letto così. No, forse hai detto male, la cosa vera, ricordati, un pornostar purtroppo, devo dire, nessuno si ricorderà delle 3.000 scene pazzesche, si ricorderanno sempre di quella in cui non ce l'hai fatta. Allora ho sempre detto che tutti siamo umani, che a volte è stata molto dura anche per me, mi sono dovuto fare chilometri di seghe, ma l'ho sempre tirato su e non ho mai abbandonato il set. Devo dire, Sky ultimamente ha fatto una pubblicità con me, non so se l'avete vista, su internet, dove lui, il mio grande datore di lavoro, mi ha, è tutta una pubblicità postata su di lui, dove praticamente è lui che parla, è la pubblicità da quando faccio questo lavoro più vicina che ho mai sentito, perché io e lui abbiamo sempre lavorato insieme, siamo sempre stati, mi ha veramente supportato in tutto, devo dire. Amici però di pubblicità ce n'è anche un'altra, ce n'è anche quella della patatina, oh sei stato criticatissimo, ci sono quei guru lì della pubblicità, no? Eccola qua, scusa, l'amica Chips ragazzi, ecco la patatina, anche lui sponsorizza. Allora io ti volevo dire questo, ci sono state un sacco di critiche là, dei grandi pubblicitari, la pubblicità più volgare mai vista, invece era fighissima, era... Guarda, il problema è che se Rocco Siffredi parla di patatina, parla di figa, è normale, quindi in automatico viene fuori così. Però devo dire, tutte le tantine amiche di mie amiche hanno detto, ma come? Rocco ha mangiato le patatine in tutto il mondo? Cioè, che cazzo c'era di male? E credo che invece, lo sai che vede il male, chi lo vuole vedere? Non ti rompo più le palle, ti lascio con lei, so che la ragazza all'inizio fa un po' male e poi ti piace, stai sereno. Allora ragazzi, facciamo un urlo libero, e con noi Rocco Siffredi. Sei grande, vuoi salutare questa gente al volo? Ma io non voglio salutare, sì, perché teatro era
un mio punto fisso, da me erano un bel po' di persone che mi dicevano che questo è un ambiente top, questa sera ci ritrovo, e devo dire che tu sei molto forte. Complimenti, io farei un applauso a una persona qui, un DJ, che soprattutto mi conosce molto bene, quindi vuol dire un vero fan, grazie. Sono cresciuto con te, ho quasi 40 anni. Mi fai una foto bella con Rocco, questa la metto in camera con mia moglie, ragazzi. Ciao a tutti! Anzi, Rocco, rimani con noi in tutta la...